sia lodato Gesù Cristo. Noi mandiamo luce soltanto vivendo il Vangelo di Gesù. Napoleone Bonaparte, quando era in esilio nella sperduta isola di Sant'Elena, dove morì il 5 maggio 1821, in quegli anni di solitudine e di umiliazione, Napoleone capì che la grandezza di questo mondo dura poco e si riavvicinò a Gesù, riscoprendo la bellezza e la verità del Vangelo. Fu capace di dire, Napoleone, pensate, ho cercato nella storia un personaggio che potesse rassomigliare a Gesù, ma non l'ho trovato. E ho cercato qualcosa che potesse rassomigliare al Vangelo, ma non l'ho trovata. Gesù è unico e il Vangelo è unico. Gesù è veramente il Figlio di Dio, esclamò Napoleone. E Gandhi, pensate, pur non essendo cristiano, disse: le beatitudini pronunciate da Gesù sono la vetta più alta della spiritualità umana. E Federico Nietzsche, pur essendo ferocemente ateo, ha dichiarato: Gesù ha volato più in alto di tutti. Ed è vero. Con le beatitudini Gesù ci ha indicato la formula vincente della felicità. Molti non ci credono, ma alla fine sono costretti ad ammettere che ogni altra via lascia l'amaro in bocca. Aveva perfettamente ragione lo scrittore Julian Green, morto nel 1998, quando nel suo diario annotò: se volete sapere dove non abita la felicità, provate a frequentare i luoghi di divertimento. Lì troverete briciole di piacere, ma di felicità neppure l'ombra. Non è il divertimento che rende felici, e neppure il successo. Quanta gente al culmine del successo si suicida. Perché? Perché non è il successo che rende felici. Ci vuole ben altro. Ce l'ha ricordato Sant'Agostino nelle sue confessioni, dove ha scritto: Signore, ci hai fatto per te, cioè ci hai messo dentro un desiderio infinito. Per questo il nostro cuore è inquieto, è scontento, fino a quando non riposa in te. Torniamo ad ascoltare il Vangelo. Gesù, con estrema chiarezza, ci ha detto: beati, cioè felici, sono i poveri di spirito. Poveri di spirito, l'abbiamo detto, sono coloro che hanno capito che Dio è l'unica vera ricchezza e ne tirano le conseguenze. Pensate alla gioia di San Francesco. Pensate alla gioia di San Vincenzo de Paoli. Pensate alla gioia di Madre Teresa di Calcutta, che un giorno disse: mi potrebbe scoppiare il cuore per troppa contentezza. La via indicata da Gesù ha continue conferme in coloro che l'ascoltano. E Gesù continua: beati sono i miti e non i prepotenti, che durano una breve stagione. Beati sono i misericordiosi e non gli egoisti, non troverete mai un egoista felice. Beati sono i puri di cuore e non coloro che sguazzano nel fango. L'attrice Laura Antonelli, che per tanto tempo sguazzò nel fango, dopo la sua conversione ebbe l'onestà di dire: non ero felice. Quando apparivo felice, fingevo. Le beatitudini sono la via della vera felicità e sono l'unico mezzo per rinnovare il mondo. Per questo, dopo averci consegnato le beatitudini, Gesù ha aggiunto: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Che significano queste parole? Il sale richiama subito l'idea di qualcosa che dà sapore alla vita e nello stesso tempo preserva dalla corruzione, preserva dal disfacimento. E infatti il cristianesimo, cioè Gesù, è la sorgente di tutte le grandi e benefiche novità di questi 2000 anni di storia. Aveva perfettamente ragione il grande scrittore Fyodor Dostoevskij, che arrivò a dire: nella storia umana Gesù è l'unica persona veramente bella. L'apparizione di questa persona meravigliosamente bella è già un grande miracolo. Gesù ha portato nel mondo il messaggio, fino allora inaudito, dell'uguaglianza e della dignità di ogni persona. Per questo motivo i cristiani si opposero
subito al culto dell'imperatore, fino ad affrontare la persecuzione. Pensate, Natalia Ginzburg, morta nel 1991, pur non essendo cristiana, ha sottolineato che con Gesù è entrata per la prima volta nel mondo l'affermazione coraggiosa e inaudita fino allora dell'uguale dignità di tutte le persone. Non solo. Gesù ha messo in moto la rivoluzione della donna, sottolineando la dignità e la grandezza della sua missione, proprio in quanto donna. E anche oggi è il cristianesimo che difende la vera dignità della donna senza mascolinizzarla. È il cristianesimo che difende la donna da un processo di degenerazione che le toglie il cuore di donna, di sposa e di madre. Aprite gli occhi, è così. Gesù ha teso la mano alle categorie più deboli, più emarginate, partendo dai lebbrosi, che al suo tempo venivano trattati peggio delle bestie. Per questo motivo i cristiani si sono sempre chinati per soccorrere tutte le persone deboli ed emarginate. E anche oggi, dove arriva il cristianesimo, sorgono tante coraggiose opere di misericordia. Basta aprire gli occhi ed essere onesti per accorgersene. Gesù ci ha dato come segno di riconoscimento il comandamento dell'amore, che è un raggio di luce che parte direttamente dal cuore di Dio. Non solo. Gesù ci ha insegnato che l'amore consiste nella capacità di donarsi fino al sacrificio. Oggi invece l'amore è diventato soltanto un gioco dei corpi e questo produce disprezzo e genera violenza. Anche in questo caso aprite gli occhi. Vi accorgerete che la nostra epoca è caratterizzata da una paurosa carestia di amore. Anzi, è caratterizzata da una incapacità di amare, perché stiamo innaffiando l'egoismo e l'egoismo non è amore. Vivendo la parola di Gesù si diventa luce del mondo. Per questo motivo Gesù ha detto: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Sono gli esempi che contano, non le belle parole. Quando morì Giovanni XXIII, era il 3 giugno 1963, un giornalista tedesco ebbe l'onestà di dichiarare: se è esistito Papa Giovanni, Dio c'è. Ecco cosa accade quando si vive veramente il Vangelo di Gesù. E quando morì Maria Teresa di Calcutta, il 5 settembre 1997, Indro Montanelli spontaneamente disse: se ci fosse una Maria Teresa di Calcutta in ogni continente, gli atei scomparirebbero dal mondo e si vergognerebbero di esistere. Sono parole che fanno riflettere. Le parole di Gesù sono vere. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché rendono gloria al vostro Padre che è nei cieli. Un altro esempio. André Marie Ampère, grande studioso dei fenomeni elettrici, morto a Marsiglia nel 1836. Un giorno venne trovato da un suo studente, venne trovato nella chiesa di Notre Dame a Parigi in ginocchio mentre pregava il rosario. Lo studente, che in quel momento era piuttosto indifferente riguardo alla fede, si permise di dire: professore, mi stupisco che uno scienziato grande come lei si metta in ginocchio. Lo scienziato rispose prontamente: mai mi sento tanto grande come quando mi inginocchio davanti a Dio, che è l'unico grande. Questa risposta di fede vissuta fu una luce che trasformò quello studente in un grande uomo di fede. Diventò il grande Federico Ozanam. Cerchiamo anche noi di mandare luce con la nostra azione di ogni giorno. Tutti abbiamo tante occasioni per mandare luce, vivendo il Vangelo di Gesù. E c'è tanto bisogno di luce oggi, dove la accorgete quanto buio c'è attorno. Sia lodato Gesù Cristo.